In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Gesù si inserisce nel cuore pulsante del cristianesimo. Sentite le parole che fanno da sfondo al brano. Pane, mangiare, bere, sangue, carne, cibo, bevanda, vita. Ditemi voi dove ci troviamo. Che tipo di spiritualità vi pare questa? Non sono parole astratte, non sono concetti, non sono filosofie, non sono astrazioni. Non sono parole da New Age, non ci sono parole come energia, spirito, benessere. Queste di Gesù sono le parole della materia, della carne, dell'umanità, sono le parole della vita di tutti i giorni. Se questo brano è il centro della spiritualità cristiana, non possiamo certo dire che la nostra spiritualità non sia spiritualità incarnata. Ha a che fare con il corpo, con le membra, con la sessualità, con la vita. Eppure quanto la rendiamo disincarnata? Pensate alle nostre liturgie. Ho ascoltato su YouTube in questi giorni una catechesi di Pierangelo Sequiri dal titolo La bellezza evangelizzante della liturgia. Vi lascio con alcuni stralci. In questo momento, no, in questa fase nella quale noi siamo immersi nel contesto in cui siamo immersi, noi diciamo sono i cristiani lontani, boh, chi lo sa cosa sono. Siamo passati dalla disciplina dell'arcano a una condizione nella quale la Chiesa è una cosa blindata, non si entra da nessuna parte nella Chiesa, ti riconoscono subito, ti fanno la radiografia, i nostri contemporanei pensano che è meglio non frequentarci, siamo troppi inquisitori, hanno capito che c'è un solo punto in cui siamo vulnerabili. Se dalla strada spingono il portone, si trovano immediatamente davanti al Santissimo Sacramento. Vedi? Abbiamo una falla nella nostra blindatura. Abbiamo tutto questo apparato che dice, ah, per arrivare lì, figurati, bisogna prima. E continuiamo a parlare della liturgia come se fosse una cosa per pochi intimi, ben addestrati, che poi naturalmente si allarga a quelli che hanno fatto tutto il percorso, no? Ma per fortuna il Signore ci ha lasciato questo piede d'Achille, no? È sfuggita la nostra sorveglianza alla porta della Chiesa. Così chiunque può trovarsi col naso sul Santissimo Sacramento, che è il mistero di tutti i misteri, il cuore pulsante del cristianesimo, e tu non, in città non puoi dire niente, no? Anzi, sei contento? Io stamattina ho detto messa nella mia chiesina a 6 persone, è un successo, di solito ne ho 3, ma 3 in ogni momento della messa, cioè 3 all'inizio, poi altri 3 all'offertorio, altri 3 alla comunione, che fanno la comunione anche per quelli lì, no? E io dico, il Signore lui sa come metterli insieme, ma paradossalmente come se sentissi ancora di più, capisci? Come se sentissi ancora di più
la necessità che io sia lì a guidare la celebrazione. Fisicamente, io sono per una fisica, non una metafisica, io sono per una fisica del sacramento, capito? Io sono per restituire fiducia e fede all'idea che se io sono lì, queste onde si allargano, e se anche io non le vedo, ma io sono un povero pidocchietto, una mascella d'asino, che faccio quello che ha detto il Signore fino a quando Lui venga. E se lo faccio, so che da qualche parte va. Sarà troppo Kassel, discutiamone un'altra volta, però grazie all'ospitalità del Sant'Anselmo io ho potuto esprimermi su questo in un libretto, quindi andrete a vederlo. Ragioniamo pure noi teologi, però intanto, capito? La potenza del sacramento è questo. Perché altrimenti il Signore non si può toccare, non si può ascoltare la sua propria voce, capisci? Questo è il sacramento, capisci? Non si può essere guardati da Lui, e questo per noi ha una ragione di fine, e insegnare e dire guardate, poi dopo da lì sviluppiamo la bellezza e la qualità di questo, se abbiamo ben presente questo centro, capisci? Se invece il problema è appunto un problema di animazione, io considero che allo stato attuale, scusate se lo dico così, l'animazione liturgica è uno degli ostacoli maggiori alla realizzazione di ciò che cerca di ottenere, cioè la liturgia, cioè, capisci? Esposti al contatto col Signore, e spiegare che è dogma del cristianesimo che senza questo ti manca qualcosa di decisivo nell'esperienza della fede, come impari dal Vangelo, essere toccati da Lui e raggiunti dalle vibrazioni della sua parola. E dice, è il nostro mistero, certo, però la sua superficie sensibile e anche bella ce l'ha, viva Dio. Grazie.